Buonasera e benvenuti alla TG Nord. Sono contrario ad ogni forma di amnistia e di indulto e la Lega è pronta a fare le barricate. Così il segretario federale del Carroccio, nonché presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, che in mattinata è intervenuto nel dibattito innescato ieri dalle parole del capo dello Stato, che ha evocato rimedi straordinari come appunto l'indulto e l'amnistia per far fronte al sovraffollamento delle carceri. Ma sentiamo appunto le parole di Maroni. Da domani fino al 13 di ottobre è in programma a Milano la quarta edizione della Vendemmia, un evento caratterizzato dal binomio tra moda e vini pregiati. Ad ogni boutique infatti è associata un'etichetta di un marchio enologico prestigioso. Sentiamo tutto nel servizio. Un turista su due resta a Milano per shopping e il quadrilatero della moda vale il 12% del PIL della città. È qui che il mondo del fashion e quello dell'enogastronomia si incontreranno dal 10 al 13 ottobre grazie all'iniziativa La Vendemmia, promossa dall'associazione Via Monte Napoleone in collaborazione con Camera di Commercio, Comune e Provincia di Milano, Regione Lombardia, Società Expo 2015 e il Comitato Grandi Crew d'Italia. Un'occasione per far conoscere i prodotti lombardi e del Made in Italy, ma anche per richiamare nuovi mercati rispetto al calo dei consumi interni, messi già a dura prova anche dal recente aumento dell'IVA. Come ha sottolineato anche il governatore lombardo Roberto Maroni, che ha ricordato che la Lombardia è la prima regione agricola italiana e ha annunciato che da sabato prossimo partirà il tour di Explora, la società che è stata creata per valorizzare i territori in vista di Expo. La regione è impegnata sul fronte agricolo, dicevo, e in particolare sul fronte vitivinicolo. Registriamo un dato non confortante da questo punto di vista. Nel 2012 la produzione vinicola lombarda è calata del 7% rispetto all'anno precedente, per la contrazione del mercato e per una serie di altre ragioni congiunturali. Noi siamo molto determinati a sostenere questo comparto importantissimo nell'attività economica lombarda, lo facciamo con misure specifiche, lo facciamo anche tenendo in considerazione e sostenendo le iniziative del centro regionale di Riccagioia. Non so quanti lo conoscono, ma vi invito davvero ad andare a visitarlo, una vera e propria università lombarda del vino, un centro sperimentale a cui partecipano anche alcune università della Lombardia, dove sono per esempio conservati tutti i cloni di tutti i vitigni che sono coltivati in Lombardia, un centro d'eccellenza che io voglio ovviamente non solo conservare ma valorizzare, perché questo settore, quello che voi celebrate oggi accanto al settore della moda, è un settore strategico dal punto di vista dell'eccellenza e dal punto di vista anche dell'economia. Sono lieto dell'annuncio fatto da Beppe Sala del padiglione del vino, va fatto in Expo. L'ho detto tante volte, ma è giusto ribadirlo, chi verrà all'Expo, soprattutto da lontano, verrà per vedere l'esposizione universale, per vedere la città e poi il paese. Tra le cose attrattive, obiettivamente la moda è tra le cose più attrattive, quindi è importante che la moda però si presenti in maniera anche un filo diversa, più aperta. Deve veramente immaginare che non saranno tutti i loro clienti abituali, ma saranno anche persone curiose. Quindi da questo punto di vista mi pare che ci siano delle buone intenzioni. E il vino è importante. Ieri ho incontrato il ministro De Girolamo, ormai è certo che faremo un padiglione del vino, quindi mi pare un altro leva importante per l'Italia. Come si svolgerà questa iniziativa? Ma ogni marchio del lusso di Via Verri, Via Sant'Andrea e Monte Napoleone ha invitato i propri ospiti internazionali e italiani a degustare una casa vinicola. Una casa vinicola di eccellenza, perché chiaramente vedendo la lista dei vini che hanno deciso di partecipare si parla solo di qualità assoluta. Non solo qualità italiana, ma anche qualità di altri vini come i vini francesi, perché i marchi francesi presenti su Via Monte Napoleone, ad esempio, a loro volta offrono dei vini francesi molto molto prestigiosi. Quest'anno c'è anche la novità del tasting.
Sì, e soprattutto questa serata è stata voluta fortemente da noi e dai grandi crew d'Italia, perché se sono 70 i brand del lusso che ospitano le case vinicole, è matematicamente impossibile ospitare le 100 case vinicole dei grandi crew d'Italia. Quindi abbiamo aggiunto una serata importante anche venerdì sera su invito per degustare veramente tutti i vini italiani dei grandi crew. Ricordo anche che una grande novità quest'anno è la degustazione verticale, che è un qualcosa di prestigiosissimo che i veri amatori del vino ricercano, e queste degustazioni verticali sono state ospitate da tutti gli hotel 5 Stelle Lusso di Milano, e tra l'altro il ricavato andrà a favore di Charity Water, quindi il vino che aiuta l'acqua, perché Charity Water è una delle più importanti al mondo organizzazioni che si occupa e si preoccupa di creare dei pozzi d'acqua nei paesi che ne hanno bisogno. Quarta edizione, che si avvicina all'Expo, state studiando anche un'agenda ad hoc in proposito, no? Assolutamente sì, con Giuseppe Sala stiamo lavorando su un calendario condiviso di format e di piattaforme che abbiano soprattutto l'obiettivo di valorizzare le nostre eccellenze, ma di andare anche poi oltre a Expo, perché Expo è un appuntamento di visibilità che deve darci e che ci darà, ma dobbiamo sfruttarlo per il futuro di Milano, e di non solo di Milano ma anche tutto il nostro paese.